Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra Anita. Video tag! Allora, ideato dal mio tesoro, ciao Kate, son Tina F, andatela a vedere che è stupenda, una donna meravigliosa, simpaticissima, ti lavo tesoro! Ciao, andiamo con le domande. Allora, appunto, il tag si intitola La differenza tra me e te. Come lei ha parlato della differenza di queste cose che poi ha elencato tra lei e suo marito, anche io lo farò, vi parlerò della differenza di queste cose tra me e il mio maritino Alan, quelli che mi guarda, amore mio, vita mia. Allora, ci sono 8 cose. La prima cosa è il cibo. La differenza tra me e mio marito di cibo è evidente, per quelle poche volte perché avete visto mio marito è lì da vedere. Se io adesso verrebbe qua in pigiama, non credo, non c'ha voglia. Vedete la differenza? Io sono e lui è adesso. Allora, io magno, lui magna, ma è sportivo, fa sport ed è magro, può mangiare tutto quello che vuole. Ma mi faccio la dieta la sera, ragazza. E fai anche sport, tesoro mio. Ho capito, ma a mezzogiorno io mangio di tutto la sera. Sì. Succo. Invece io mangio anche la sera, io arrivo a casa dal lavoro che ho una fame di quelle bestiali e devo mangiare. La differenza del cibo è questa. Poi se possiamo dire anche la differenza di cosa magari a me piace, lui no. Ma più o meno mangiamo le stesse cose. Insomma, sei un po' più dipende, tante magari cose. No, vabbè, un'insalata non la mangi, io la mangio. Poi vabbè, altre cose, i dolci. Il tonno tu lo mangi, se non lo mangi. E anche lui ogni tanto lo mangia, ma io dico. No, io non lo mangio per lasciargli la repubblica perché gli piace tanto. Amore mio. Imbastiamola bene la Nica. Lasciare il tonno. Però vabbè, sì, ho qualcosina di differenza, ma neanche esagerato, perché in casa io, meno male, quando mangiamo la pizza la mangiamo tutte e due, altre cose, la pasta. Però no, aspetta, tu in bianco la pasta. A me piace in bianco la pasta, lui in rossa. Se fa il sughettino col basilico poi ancora di più. Invece a me mi stanca, a me piace bianca col burro e salvia, proprio bel burrone, bel burroso, bella galusciano. Bello grasso. Ok, e questo è il cibo. Andiamo con la 2. Allora, gli hobby. Vabbè, qui c'è da dire un mondo, raga. Allora, gli hobby. Vabbè, voi sapete, nell'arte adesso cartopazia a go go. Lui scrive solo a computer, di tenere in mano una penna, forse quando firma le verifiche sui figli, ma forse neanche quello, perché la maggior parte delle volte lo faccio io. Lui è tastiera. Io sono penna, lui è tastiera. E questa è già una differenza tra me e te, amore. Io sono falso nel mio nome. Poi, tecnologia. Allora, mi vedete col tablet, mi vedrete sempre col tablet. Lui invece ti usa tutti i computer, anche quelli più complicati che ci sono, perché è proprio tecnologico e bravo. La sua passione è quella. Gli hobby, la nostra diversità è quella. Lui è tecnologico. A me però, vabbè, piace anche disegnare. Uso il tablet per rispondere, per guardare i vostri video, tesore mie. E vabbè, però più di tanto vedi la differenza. Lui è tecnologico, io un po' meno. Sono più pastelli, disegno manuale con le cose, capito? Pennello per farle nell'art, pastello, agenda, adesso tutte quelle cose lì. Lui smonta e rimonta, lui è tecnologico. Anche Jason ha preso da papà e Sharon ha preso da me. Però anche lei se la usa bene il computer. Io invece la differenza ovvia è quella. Tante volte sul tablet, la sua passione del computer, tecnologia. Io altre cose. La differenza tra me e te, ma tu, mi rinchiudono prima o poi. 3. La lettura, anche qua. Zero. Io avevo un po' smesso adesso perché ormai ho avuto la. Sono monitor, leggo io. Cioè, ho smesso un po'. Lui legge solo il monitor, come lo stavo dicendo. Io non ho mai letto un libro. Non ho mai letto un libro. Zero. No. Lui si mette al computer, legge le cose in giro. Da piccolo. Tutte le parti che capita in internet. Non ma non, letto un libro, ma un testo di libro, fosse a scuola. Forse a scuola l'avrai letto. Basta, è finito la terza media. Perché era obbligato. Perché ero obbligato, brava Sharon. Invece a me piace leggere tantissimo. Infatti ho tanti libri, avevo fatto anche il video dei miei libri. Ma che bello c'è leggere. E bello, mi piace. Questa è un'altra differenza. Poi, 4. La religione. Allora, la religione, vabbè. Cristiani. Sì, andiamo in chiesa. Io per lui, forza. Sì, vabbè. Battezzato, comunione come tutti sono noi, nato, però non è praticante, tutto sì, lì, punto sto. Io invece sì, vado in chiesa la domenica con i bambini, perché comunque Sharon ha fatto la comunione. Siamo l'anno prossimo maggio c'è la Jason, però. Sì, frequentiamo la chiesa, io devo dirlo, non ci vedo niente di male, poi ci sarà qualcuno che sparerà e non mi piace, non mi interessa, però vabbè. Io prego la sera,
Io sono molto, mi piace, cioè piace, io credo, in queste cose qua, mi piace andare in chiesa la domenica mattina, mi piace cantare alleluia, mi piace, lo ammetto, sono sincera, lo sapete che Anita, nome nuovo, no, Anita è sincera, cioè, questo quello devo dire, però mio marito sì. Non zio. Non interessa, cioè non è praticante, punto e sto, basta. Cioè, credo quello che vedo. È venuto in chiesa quando ho fatto la comunione Sharon, la prossima volta che andrà in chiesa, per carità, ci sono i funerali, se ti vuoi no? La prossima comunione di Gesù, basta. La differenza è così. Allora, 5. La tecnologia, stesso discorso, attacchiamo al discorso di prima. Io uso solo il tablet. Lui ha computer tutto il giorno, cioè lui ci lavora col computer, sa fare tutto, ragazzi, è così. È un mondo di differenza, perché io oltre al tablet, cioè c'è il computer. Ma è tutto il computer, ragazza, non è che... Lo so, amore. Ed è questa. Poi, 6, il romanticismo. Ma sì, dai, anche dopo 13 anni siamo ancora abbastanza romantici, il bacino. La nostra frase che diciamo sempre la sera prima di dormire, che chi ci segue forse se la ricorda, in un video l'avevamo detto, né, amore mio. La tiritera la chiamo. La tiritera della sera, ciao amore mio, ti amo tantissimo, sempre, sempre, sempre di più. Sei la mia vita. Mi viene bene quando siamo prima di dormire. Ciao amore mio, fai le belle ninne, sogni d'oro, ti amo tantissimo, sempre, sempre, sempre di più. Sei la mia vita. Invece diamo il bacio, questa è una... Che no, ma ce lo mandiamo il bacio. Non è che ce lo diamo, ce lo mandiamo. E per me questa è una cosa romantica che rimarrà sempre, guarda. Basta. È bello. È da quando siamo insieme che ce la diciamo, sì, questa. Il nostro romanticismo è quello, poi vabbè, sì, ci abbracciamo. Allora, cioè, non è che io non pretendo le rose perché non mi piacciono, lui sa che me i fiori. Mi piace disegnarli, ma non li voglio vivi. Ma non te le compro neanche le rose. Poi, romanticismo, se possiamo dire cosa, beh. Piuttosto ti regalo una penna che le rose. Cioè. Lui mi regala quello che sa che mi piace. Anche a San Valentino così. Il tubo di baci Perugina, da magnasta, mica basta, basta. Ma io non l'ho mai regalato il tubo. Appunto, dico, non è di quelle cose di la rosa, il fiore, la letterina. Ascolta, mi prende quello che mi piace, che sa che comunque mi rende più felice, e basta. Così, poi, non vuol dire che essere romantici vuol dire che ci si ama di... No, io e mio marito ci amiamo all'infinito, noi siamo così. Poi, 7, il dormire. Che differenza c'è tra me e te nel dormire? Tu russi! No, scherzo! Lei lascia per adesso no! Lei ce la lascia letto, dorme, io comincio un po' a girarmi, devo alzarmi. Lui, diciamo... Allora, ci addormentiamo abbastanza subito tutti. Ma tu dormi anche nell'acqua! Io dormo anche nell'acqua, volendo dire, perché io quando c'ho sonno. E poi nello svegliarsi, io devo mettere la sveglia, perché se no non mi sveglio. Lui invece c'ha il tic da una certa ora, lui se parte il piripì, si sveglia, basta. Dopo non riesce più a addormentarsi, si gira, si pilla. Siamo un po' diversi, poi io ho le mie posizioni nel dormire, come lui c'ha le sue. Lui si avvolge nell'altra punta. Io se non dormo a pancia in giù non ci riesco ad addormentarmi. Poi magari durante la notte mi giro, ma comunque dormo, basta. Ma per addormentarmi devo mettere la pancia in giù, tutto un po' tra genere. Così. Sì, non possiamo mettere che c'è mal di schiena. Poi 8, le vacanze. Diciamo che ci piacciono le stesse cose nelle vacanze. Siamo andati in Messico perché lo desideravamo tutte e due, ci piaceva anche, tutto, anche Santo Domingo. Poi, ma le cose le decidiamo sempre insieme. Cioè Dio li fa con le coppie, noi ci ha accoppiato e basta, siamo così perché siamo uguali. No, uguali nel senso, le differenze ci sono, però andiamo abbastanza d'accordo in tutto, anche se dovremmo decidere una vacanza. Tante cose che piacciono, lui piacciono anche a me, perciò più o meno in quello siamo uguali nelle vacanze, non c'è proprio una differenza, dimmi. Però chi l'ho scelto io? Ecco, questo è un'altra cosa che aggiungo a sto tag, scusami Kate. L'animale domestico, che poi è un figlio per me, lo sapete, chi mi conosce, io non ho due figli, ne ho tre. Perciò anche il mio peloso, lo sapete che l'abbiamo preso 13 anni fa al canile. C'era uno nero che a me piaceva, mi chiamava, però mio marito è stato chiamato dal chicco, che poi per carità, guai chi ve lo tocca adesso, la mia creatura stupenda. Ti buttavo giù dal letto la prima sera? La prima sera sì. Avevi paura, ti ringhiavano, adesso, ti volevo sul letto. Adesso adora la sua mamma, che se sì, è vero. Guai se non vede la sua mamma, il mio amore, però l'ha scelto lui, differenza per me.
chiudiamo quest'altro tasto. Io allora, non c'ero, perciò... Taggo, è taggo... Ha finito? Sì, ha finito. Però. È carino, mi piace. Brava, Kate. Un bacione a Kate, prima di tutto, che ha tirato fuori questa meraviglia di tag. Bello come tag. E la saluto. E poi taggo, allora, la Swamp, Erika, Kika73, taggata. Poi sorellina... ma è Chiara D'Alessandro, se mai vedrà il video, che è un po' impegnata, bella giovane, ti mando un bacio anche a te. E poi insomma Paola Style, ma tu quando poi Stellina 90, guardi in alto, come ti dice, mi viene in mente qualcuno, poi sì, guardo se mi illumino, no, Ambra Stella taggata, insomma chi ha voglia di Sharon farlo, no? Kawaii. Sharon Kawaii, se vuole farlo, fa la differenza tra te e tuo fratello, è bello, sì, è vero, e niente, siamo completamente un bacione diversi. Appunto, lì è posto per quello, vedere cosa avete di diverso. Un bacione a tutti, al prossimo. Ciao Danica!